che punto sono i lavori per la nuova diga foranea di Genova? Lo chiediamo a Luciano Grasso, che fa parte della struttura commissariale proprio per le opere in porto a Genova. Siamo nei tempi o no? Direi che siamo senz'altro nei tempi. Vorrei ricordare come premessa che questa è una tra le grandi 10 opere strategiche dell'Italia e del Mediterraneo. Stiamo lavorando molto bene. Posso aggiornare alcuni dati. Come voi sapete, l'operazione nasce chiaramente da un consolidamento dei fondali. Abbiamo già versato circa 1.900.000, diciamo, tonnellate. Poi faremo questo scanno di imbasamento che chiaramente dovrà sostenere questi famosi cassoni di cui si parla. Complessivamente questi cassoni praticamente sono 75, ne abbiamo già posati 4, un quinto verrà posato proprio il 22 di questo mese e di conseguenza siamo nei tempi. Se lei mi parla di ritardi, possiamo dire che qualche ritardo potrà essere a livello di settimane, per cui direi che il cronoprogramma è sostanzialmente rispettato e di questo siamo molto contenti, grazie all'impegno di autorità di sistema, della struttura commissariale e delle imprese chiaramente che lavorano. Quest'estate c'è stato uno stop da parte della Regione per quanto riguarda i materiali che possono servire per riempire poi i cassoni. A che punto siamo? Si pensava di utilizzare ad esempio il materiale di risulta degli scavi del tunnel, del ribaltamento a mare di Fincantieri, solo per fare degli esempi. È uno stop? No, guardi, non c'è nessuno stop. Chiaramente è un'opera che noi vogliamo seguire con molta attenzione anche dal punto di vista ambientale. I nostri interlocutori sono chiaramente la Regione Liguria, Città Metropolitana, il Ministero e le posso dire che proprio di recente il Ministero ci ha chiesto un'attenta analisi della caratterizzazione dei materiali, per cui noi tutto quello che metteremo in un discorso di economia circolare nei cassoni sarà attentamente vagliato e considerato e dovrà avere tutti gli ok ministeriali e regionali di competenza. Per cui da questo punto di vista stiamo seguendo quasi, direi in maniera maniacale, questa attenzione in questo concetto proprio di economia circolare. Tutto quello che noi possiamo recuperare, consideriamo che abbiamo tunnel subportuale, ribaltamento a mare di Fincantieri, abbiamo chiaramente da riempire i cassoni, per cui credo che Genova può diventare veramente un esempio di ottimizzazione per quanto riguarda i materiali per un'economia pulita. Però perché la Regione ha detto di no? Bisogna convincere la Regione allora. No, non è un problema di convincimento. È chiaro che in questo discorso c'è una dialettica perché è naturale, ci sono competenze diverse, ci sono le competenze regionali, le competenze ministeriali ed è giusto che sia così perché in un dibattito, in una dialettica, cerchiamo di trovare le soluzioni migliori. Avado, deve ancora iniziare la costruzione dei cassoni grandi con la transbarge, se sta Esatto, proseguendo con i cassoni si piccoli sta col cantiere Dario. proseguendo con i cassoni piccoli, è un'opera molto complessa e articolata. L'altro giorno si ricordava che la vecchia diga era stata fatta soltanto con dei manufatti di cemento, oggi abbiamo questi cassoni che comportano chiaramente una tecnologia diversa, però siamo molto soddisfatti perché i primi quattro sono già stati posati, per il momento sono riempiti, abbiamo pompato dell'acqua e poi chiaramente inizieremo l'immissione di materiale. Abbiamo dimenticato qualcosa? Io direi di no, vorrei soltanto ricordare un discorso legato all'attenzione all'ambiente. Non dimentichiamo che noi abbiamo questa esperienza, pur nella tragedia, ma un'esperienza positiva del Ponte Morandi. Qui abbiamo una situazione leggermente diversa, perché mentre sul Ponte Morandi si lavorava praticamente a terra, qui abbiamo l'attenzione all'ambiente per quanto riguarda il discorso del mare, per cui rispetto della flora e della fauna marina, cose che abbiamo già detto, ma soprattutto è un continuo monitoraggio della qualità dell'aria. Pur, diciamo, avendo delle situazioni diverse da quelle del Ponte Morandi, abbiamo una grande attenzione, anche qui ci sono dei contatti molto importanti col Ministero per quanto riguarda l'attenzione allo stato di salute che monitoreremo costantemente nel corso di questi anni. Al momento Bucci resta commissario della diga nonostante la candidatura a presidente della regione? Io direi proprio di sì, abbiamo anche una riunione domani, ne abbiamo una avuta la settimana scorsa, con lui stiamo lavorando benissimo e credo che non ci sia assolutamente problema a mantenere questa sua funzione allo Stato. Grazie.